questo momento ci sono in servizio i camion dell'AMA che stanno portando, diciamo, l'immondizia di Roma praticamente all'interno del TMB di Rocca Cencia. Anche se c'è stato un incidente, una vasca di contenimento dei rifiuti è andata a fuoco. Proprio da voi, perché? È stata contestata da noi perché noi eravamo convinti che questo impianto fosse in via di chiusura, come ci è stato promesso praticamente più e più volte in campagna elettorale. Quanto ha preso qui il Movimento 5 Stelle? Ma qui ha fatto strike. Ha fatto strike il 70-73%, la cosa. Intorno all'80%. 80%, ha fatto tutto. Mentre ha continuato a funzionare, oggi a maggior regime, perché dopo la chiusura del nuovo salario, questo impianto continua a raccogliere l'immondizia di tutta Roma. Fermare questo impianto significa fermare la città di Roma. Non sappiamo se sia stato di origine dolosa o sia stato semplicemente un incidente. Fatto sta che con tutta questa immondizia all'interno, perché lavora ai limiti, è chiaro che gli incidenti possono essere all'ordine del giorno. Noi siamo molto preoccupati da questo punto di vista. Cioè, non riesco a capire chi lavora qua dentro come fa a lavorare. Veramente. Io ho tre bambini. Ho tre bambini che vanno nelle scuole di questo quartiere. Sono corso qui quando ho saputo dell'incendio, non tanto per fare interviste o chiacchierare con qualche giornalista, ma per capire se domani mattina le scuole potevano essere aperte, in che condizioni era l'aria dei nostri quartieri, visto l'incendio e la diossina che si era sprigionata. E noi non facciamo una vita normale, perché se io non posso permettermi di mangiare con i miei figli d'estate e farmi un barbecue sul terrazzo, non è una vita normale. Se io la mattina mi devo alzare e accompagnare mia figlia a scuola e sentire mia figlia che dice: papà, che cos'è questa puzza? Non è una vita normale. Noi siamo cittadini come quelli che abitano ai Parioli, noi siamo i cittadini della periferia che non vogliamo essere sommersi dall'immondizia. Se qui ci fosse la casa di un privato, con i vincoli che ci sono e la mancanza di riutilizzazione che hanno, questa avrebbe già avuto la demolizione da parte del comune. Però comunque il problema dei rifiuti rimane. Noi vogliamo la legalità, che i rifiuti vengano trattati come prevede la legge e dove prevede la legge. Qui la legge non lo prevede, perché questo è un inferno. C'è il record di morti per cancro, sono i dati del Dipartimento Epidemiologico. Io in particolare sono vedovo, perché anche mia moglie è morta per cancro. Quindi immaginate un po' se qualcuno ci può tentare di corromperci o di metterci paura. Non ci mettono paura.